Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, sono stati fatti tutti brillare i pacchi sospetti di essere delle bombe trovati questa mattina in varie zone di Pescara e in particolare nei pressi del Tribunale, della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri e del distretto ASL di via Rieti. Su tutti i pacchi era attaccato un volantino con minacce nei confronti di un magistrato, il PM Rosangela Di Stefano. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Mattinata di paura a Pescara, dove poco dopo le 8 è scattato l'allarme per la presenza in diverse zone della città di 5 sospetti pacchi bomba rinvenuti in viale Gabriele D'Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio in via Marco Polo, in via Regina Margherita e nei pressi del distretto ASL di via Rieti. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli con l'arrivo sul posto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, artificieri e sanitari del 118. Le zone sono state transennate e inibite al passaggio di auto e pedoni. Successivamente tutti i plichi sospetti sono stati fatti brillare. I pacchi erano delle buste postali imbottite utilizzate per spedizioni e al cui interno sono stati rinvenuti plastilina e fili elettrici, ma nessun ordigno o sostanza pericolosa. Come confermato da fonti investigative, uno dei sospetti pacchi bomba è stato rinvenuto nei pressi del portone dell'abitazione di un magistrato che lavora per la Procura di Pescara. Su tutti i pacchi sospetti era attaccato un volantino con minacce nei confronti del PM. Le forze dell'ordine sono al lavoro su più fronti per risalire ai responsabili. E adesso invece ci occupiamo del lavoro e andiamo a fare il punto delle vertenze aperte in Abruzzo con l'assessore alle attività produttive della regione Mauro Febo. Parliamo chiaramente di Betafence, della vertenza Yokohama e della situazione alla Pilkington di San Salvo. Sentiamo. Luci e ombre nelle trattative sulle vertenze aperte in Abruzzo. Se per Yokohama e Pilkington la strada sembra essere piuttosto in discesa, è la situazione della Betafence a preoccupare. Per lo stabilimento di Tortoreto, infatti, c'è totale chiusura da parte della proprietà, il fondo di investimento Carlyle, rispetto a possibili soluzioni che evitino la chiusura a fine anno e conseguentemente la perdita dei posti di lavoro, come spiega l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. In effetti abbiamo una difficoltà con la proprietà in quanto non riusciamo ad avere certezze sulla produzione, sui dati e su una serie di situazioni. Mi auguro che le richieste che gli sono state fatte dal Ministero, perché a quelle della Regione purtroppo non ha mai dato seguito, dal Ministero porti a lavorare su un tavolo dove di solito magari poi ci sono anche altri interlocutori. Come detto, situazione diversa per Yokohama e Pilkington. Per lo stabilimento nipponico di Ortona ci sarebbe un compratore, un'azienda lombarda interessata a rilevare il sito produttivo, salvaguardando in toto o in parte le maestranze. Tra Giappone e Italia sono in corso le trattative, mediate dalle istituzioni nazionali e regionali, trattative che implicano però una necessaria prudenza, ma sulle quali c'è un cauto ottimismo. Avremo ulteriori passaggi a livello ministeriale, mi sembra che ci siano buone possibilità di soluzioni. I contatti tra questa società con cui ho avuto rapporti, mi aveva chiesto di intercedere, sta andando avanti, sta chiedendo delle garanzie al Ministero e mi sembra che insomma, nel giro di un po' di tempo la cosa possa essere risolta anche positivamente. A San Salvo invece sembra in via di soluzione la questione aiuti di Stato per la Pilkington, azienda che produce cristalli per l'automotive. Il settore dell'auto è in crisi anche a causa della pandemia in corso e l'azienda potrebbe spegnere il secondo altoforno. Siamo attivati da diverso tempo per capire come era possibile superare il famoso vincolo degli aiuti di Stato. Abbiamo trovato una soluzione e quindi credo che in settimana partirà la notifica e quindi questa è una buona notizia, perché insomma chiaramente la Pilkington rappresenta una delle più grandi aziende che noi abbiamo in Abruzzo, fermo restando che nell'automotive c'è anche la Sevel, che però per la tipologia di veicolo che produce non dovrebbe rientrare in questa crisi.
Ancora lavoro, ci spostiamo a Teramo, altra avvertenza, quella dei lavoratori della Tercop. Il nuovo gestore degli stalli a pagamento dovrà riassorbire i 26 lavoratori della cooperativa, è quello che assicura il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto agli operatori della storica cooperativa sociale. Forti dubbi però vengono espressi dal presidente Leo Iachini, che annuncia azioni forti. Ci racconta di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. È un problema annoso di precariato, incancrenito da anni, quello della cooperativa Tercop di Teramo, che gestisce da oltre un ventennio gli stalli a pagamento nel centro storico della città. 647 per l'esattezza, con 26 operatori, tutti svantaggiati, che lavorano a tempo pieno con uno stipendio di 1.000 euro mensili. La gara, indetta dall'amministrazione comunale per il prossimo affidamento, vedrà arrivare un nuovo gestore che potrebbe spazzare via molti dei dipendenti Tercop o ridurre loro pesantemente il salario. Una situazione buia per questi operatori, anche se il sindaco D'Alberto assicura per il futuro che i posti di lavoro saranno sempre e comunque garantiti. Rassicurazioni poco credibili per il presidente della cooperativa sociale Leo Iachini, che annuncia azioni forti. Il sindaco D'Alberto ovviamente fino a ieri anche su questo bando ponte assicurava che sarebbero stati salvaguardati i posti di lavoro. Poi ovviamente un conto sono le rassicurazioni, poi un conto sono i numeri, i ricavi, le cifre su quali poi bisogna pagare gli stipendi dei lavoratori. Con il numero degli stalli affidati e con i preventivi di introiti, sostanzialmente i 26 full time previsti dal sindaco e dai sindacati sono stati un sogno, una chimera che ovviamente non sarà realizzabile, anche perché un conto rassicurare che tutti saranno verbalmente riassorbiti, poi negli atti, ovviamente concreti, tutto sarà basato sulla compatibilità con l'equilibrio economico finanziario. Cioè quello che avanzerà da spartire per gli stipendi alla fine andrà sugli stipendi. Oltre a danno la beffa, quindi noi ovviamente, io personalmente come legale rappresentante della cooperativa sociale, ho avuto il dovere di tutelare, ovviamente di ripristinare la verità, e quindi abbiamo ovviamente inoltrato delle azioni a tutela dei nostri interessi e che renderemo pubblica anche nelle prossime ore, se non domani. Ad aggravare la situazione per Iachini c'è anche la proposta dell'assessore alla mobilità Maurizio Verna, che suggerisce di destinare parte degli stalli blu ai residenti ad una cifra simbolica di 30 euro l'anno, un'idea che al contrario piace tantissimo ai cittadini. E adesso voltiamo pagina, andiamo a Chieti, all'interno di Palazzo De Maio, dove questa mattina c'è stata una conferenza stampa per presentare una mostra che di fatto riapre le attività di Palazzo De Maio e della Fondazione Banco di Napoli. C'è Paolo Renzetti in collegamento in diretta con la presidente della Fondazione Rossella Pagliotto, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Linea a te Paolo e buon pomeriggio ad entrambi. Grazie, grazie, buon pomeriggio a te, un ringraziamento particolare alla dottoressa Rossella Pagliotto, come dicevi tu Alfredo, presidente della Fondazione Banco di Napoli, l'unica donna presidente nei 500 anni della Fondazione, dunque dottoressa, questo è un dato non da poco. Mai dire mai. Allora, questa mattina c'è stata la presentazione di questi eventi che si terranno a Palazzo De Maio. Parliamo di questa mostra Senza Confini, Donne da Oriente a Occidente, mostra che aprirà i battenti dopodomani. E dunque, passata l'emergenza sanitaria, Palazzo De Maio riapre a pieno titolo qui a Chieti. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori. La Fondazione subito dopo il lockdown ha programmato la riapertura di Palazzo De Maio utilizzando gli strumenti che la cultura mette a nostra disposizione. Infatti a luglio e anche in alcuni giorni di agosto nel nostro Teatro Giardino abbiamo ospitato e sponsorizzato tutti gli eventi della Chieti Classica, e ora è settembre, c'è la ripartenza delle scuole.
c'è stata la ripartenza delle attività economico-lavorative e quindi ci è sembrato giusto, sempre attraverso la cultura, rigenerare e riproporre il confronto, il dibattito e le idee affinché possano sempre liberamente circolare anche in un momento in cui la socialità è gravemente lesa per il Covid. Questa mostra in particolare, Senza confini, è il prosieguo naturale di una mission che si è data la Fondazione Banco di Napoli, costruttore di ponti. Costruttore di ponti nasce nel momento in cui incorporiamo come fondazione bancaria il 22 maggio dell'anno 2019 la ex fondazione Carichieti, che aveva avuto delle difficoltà successive al fallimento della Carichieti appunto. E questo tendere la mano, questo collegare la Campania con l'Abruzzo, con il Molise, è voluto significare il sostegno a delle comunità che non potevano essere private della funzione soprattutto sociale che la Fondazione di Chieti ha rappresentato per tantissimi anni. Queste due mostre all'interno di questo ombrello, Senza confini, il mondo femminile tra identità e diritti, una geisha di Yoko Yamamoto, una bravissima artista fotografa giapponese, l'altra una collettiva di 24 artisti provenienti da tutto il mondo, WOMAR, che è Woman for Peace and for Rights, all'interno dell'agenda della pace dell'ONU, sono l'unione di linguaggi differenti, un punto di vista differenti sull'universo femminile. La geisha, che come stereotipo occidentale è sempre stata vista come una donna prostituta, mentre invece i due tanji giapponesi nel loro senso etimologico significano gay arte e sha significa donna, quindi una donna che coltiva le arti attraverso la musica, l'estetica, la teatralità e quindi una rivisitazione di quello che è un pregiudizio occidentale. E questo dialogo prosegue verso invece la mostra WOMAR, dove questi artisti si sono invece ispirati a luoghi del mondo dove i diritti delle donne sono negati, quindi aree difficili, l'Iraq, paesi islamici, le spose bambine in India. Quindi queste due mostre vogliono allargare i nostri punti di vista e il nostro sguardo a quelli che sono degli universi che spesso non appartengono alle nostre realtà, per invitarci a riconsiderarli, soprattutto alla luce di quella che deve essere una socialità che probabilmente post-Covid andrà reinventata, ma sicuramente non può essere annullata poiché è alla base delle relazioni fra gli esseri umani. Dottoressa Paliotto, vogliamo tra l'altro ricordare che ci sarà poi un concerto e che l'ingresso è gratuito, previa prenotazione. Esatto, la mostra apre al pubblico il giorno 11 e sarà aperta fino al 22 novembre. In questo weekend, quindi l'11, il 12, il 13, ci saranno degli eventi musicali. La band Neaco, che significa Napolitan Contamination, porterà qui nel nostro teatro Giardino una favola concerto, un racconto, dove attraverso le più note canzoni napoletane, quindi Reginella, Una tazza e caffè, contaminandosi con altri stili musicali che vanno dal jazz al funky al tango argentino alla samba, si percorre un giro del mondo. Quindi anche l'evento musicale è sempre all'interno di un punto di vista internazionale aperto ad altre contaminazioni. Abbiamo parlato di cultura, dottoressa Paliotto, ma la mission della Fondazione Banco di Napoli è quella sociale, il sociale al primo posto. Allora, la Fondazione Banco di Napoli è una delle 86 fondazioni bancarie italiane, l'unica fondazione italiana che rappresenta le sei regioni del meridione continentale, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Campania. Ha tre obiettivi importanti la nostra fondazione. Prima di tutto noi siamo i custodi di una memoria di 500 anni, perché all'interno dei nostri palazzi Ricco e Cuomo, palazzi storici settecenteschi a Napoli, è custodito l'archivio storico-economico di storia bancaria più importante e antico del mondo. Sono 330 stanze e 375.000 libri mastri che ripercorrono 500 anni di vita delle comunità meridionali interpretate dal punto di vista economico, quindi un patrimonio immenso, inestimabile. Quindi noi siamo i custodi di questo archivio per la sua valorizzazione, la sua scoperta e
e la resa della conoscenza non agli studiosi ma alle comunità alle quali queste informazioni appartengono. E inoltre siamo spiccatamente vocati al sociale, perché la fondazione nel 500 nasce dall'unione di 8 banchi: il Banco dello Spirito Santo, il Banco dei Poveri, il Banco di Sant'Eligio, il Banco dell'Annunziata. Voglio dire, quello che ha animato la nascita della fondazione è stata la nascita dei banchi che, grazie al conferimento di patrimoni di famiglie nobiliari, dell'ordine degli avvocati, di ordini religiose, dei medici, conferirono all'epoca i loro patrimoni per sostenere i poveri, gli invisibili, dando denaro senza interesse. Quindi veramente nasciamo sotto un alito spirituale importante. Quindi la fondazione intende mantenere vivo quello che è il ricordo di questa nascita, le sue radici, le sue origini. Quindi il sociale è una nostra vocazione specifica molto importante, ma il sociale si alimenta anche attraverso la cultura. La cultura è il luogo all'interno del quale si esprime la creatività, il pensiero, tante forme delle arti, e quindi è il miglior modo per far sì che le idee circolino e le persone si confrontino. E noi, prima di chiudere il collegamento in diretta qui da Chieti, da Palazzo De Maio, andiamo a vedere un contributo, l'intervista che abbiamo realizzato sempre questa mattina qui a Chieti con il vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, l'avvocato Vincenzo Di Baldassarre. Siamo con l'avvocato Vincenzo Di Baldassarre, vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, per parlare dei tanti progetti che la Fondazione sta portando avanti nella nostra regione, a Chieti, a Palazzo De Maio, una presenza significativa. Beh, direi una presenza molto importante che nasce da quella fusione che c'è stata tra la Fondazione di Chieti e la Fondazione di Napoli, che ha costituito un link molto importante. Oggi Chieti è sostanzialmente il fulcro della Fondazione Banco di Napoli, con lo sguardo all'Abruzzo nella sua interezza e al Molise. Noi operiamo in 6 regioni, quindi questo diventa un caposaldo. È l'unica regione che oggi ha la possibilità di avere una sede della Fondazione Banco di Napoli. Binomio Fondazione Banco di Napoli Cultura, possiamo dire che si andrà avanti su questa strada? Io preferirei fare un binomio diverso. Anzitutto è Fondazione Banco di Napoli e sociale. La cultura è uno di quegli elementi che aiutano nel sociale. Noi spingiamo molto sulla cultura, come è giusto che sia per una fondazione bancaria, ma noi siamo presenti per iniziative di carattere sociale, lo abbiamo fatto durante il Covid, abbiamo raggiunto migliaia di famiglie in Abruzzo con aiuti alimentari e continuiamo a farlo per aiutare tutte quelle situazioni di disagio. Chieti diventerà un centro importante anche per iniziative rivolte al disagio derivante da disabilità. Palazzo De Maio è il punto di riferimento di questa presenza della Fondazione nella nostra regione? Beh, è un gioiello Palazzo De Maio, forse anche poco conosciuto, che non ha avuto la fortuna di ottenere la giusta ribalta, ma sicuramente è un posto splendido in cui le iniziative possono essere portate, che si presta a una versatilità di utilizzi. E abbiamo ascoltato dunque il vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, avvocato Vincenzo Di Baldassarre. Prima di salutarci, dottoressa Paliotto, vogliamo volgere lo sguardo al futuro. Abbiamo parlato di queste due iniziative, la prima che partirà fra 2 giorni, il futuro della Fondazione qui nella nostra regione, qui a Chieti. Avete altri progetti, in cantiere, se così possiamo dire? Ecco, oltre che la città di Chieti, la nostra attenzione è all'Abruzzo e alla nostra regione di provenienza, che è la Campania, e ovviamente alle altre 4 regioni rappresentate. Noi abbiamo tantissima attenzione al sociale, soprattutto rivolta all'inclusione delle disabilità e rivolta anche al disagio minorile adolescenziale. Questi sono due temi che ci sono carissimi, perché è proprio attraverso l'affrontare preventivamente le difficoltà degli adolescenti, affinché poi possano diventare col tempo
tempo degli adulti maturi e degli adulti equilibrati che noi possiamo svolgere un'azione di supporto educativa di fondamentale importanza per la società del domani. L'inclusione delle persone diversamente abili è veramente il fiore all'occhiello di una società che possa essere definita evoluta e accogliente. Quindi questi sono due temi che ci terranno impegnati non nei prossimi mesi ma nei prossimi anni, soprattutto in un momento in cui tutti siamo attenzionati e coinvolti responsabilmente nel ricostruire il futuro delle prossime generazioni e delle generazioni giovani attualmente al fianco degli adulti. Grazie, grazie alla dottoressa Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli, per averci ospitato in questa splendida location di Palazzo De Maio. Da Chieti è tutto, linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie. Sì, grazie ancora e noi proseguiamo con il nostro giornale. Restiamo a Chieti ma ci occupiamo di elezioni amministrative. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Diego Ferrara e il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci oggi con una conferenza stampa hanno sollevato polemiche nei confronti del governo cittadino e di quello regionale rispetto alla gestione della sanità nella città di Chieti prima e dopo l'emergenza Covid. Vediamo. Dottor Ferrara, lei oggi in conferenza stampa ha affrontato l'argomento sanità, lei è medico, nella vita di tutti i giorni svolge la professione medica, ha parlato di quello che è stato negli ultimi mesi, proprio soprattutto a Chieti, anche l'emergenza sanitaria. Senz'altro sì, io sono stato in prima linea come tutti i miei colleghi nei mesi del lockdown patendo ritardi e incongruenze che potevano essere evitate nel caso ci fosse stata più velocità e più lungimiranza da parte degli organi competenti sanitari. L'elenco e le cahier de doléances sarebbe lungo, cito quelle che ricordo più frequentemente, i ritardi nell'effettuazione dei tamponi, il ritardo nell'avere la risposta degli stessi, la mancanza di dispositivi di sicurezza, il problema dei farmaci a livello sperimentale che l'AIFA ci permetteva attraverso una delibera nazionale di poter utilizzare e la ASL e la Regione invece facevano tutto il contrario e attualmente il problema più serio, più importante è quello che tutti i giorni i miei assistiti mi dicono e ne sono afflitti, è il ritardo con cui le visite specialistiche, i controlli ai pazienti cronici, il ritardo appunto con cui la ASL dà questi appuntamenti, per cui noi temiamo moltissimo per la salute dei nostri pazienti che probabilmente nei mesi e negli anni che verranno potranno aggravarsi proprio per questi ritardi. Ma la destra è un disastro per Chieti. Hanno sottratto 30 milioni di euro per il nuovo ospedale che noi avevamo inserito, hanno fermato la gara e i lavori finanziati per l'UCCP a Chieti Alta nel vecchio presidio, hanno tagliato i fondi del master plan per quanto riguarda la funicolare e la bonifica a Chieti Scalo, o ancora abbiamo migliaia di prestazioni arretrate, 40.000 in tutta l'ASL, migliaia a Chieti, crollo delle prestazioni chirurgiche, chi è l'autore di tutto questo? Sono le stesse persone che governano e rappresentano questa città da 30 anni. Si presentano in forma diversa, ma sempre del centrodestra sono, dall'attuale assessore regionale Mauro Febbo, al sindaco Uscende Di Primio, a Di Stefano, a tutti gli assessori, i consiglieri comunali che governano da decenni questa città. Diego Ferrara è l'unica vera alternativa. Restando in tema di amministrative, questa sera alle 21, terzo appuntamento con l'appello del candidato, ospite il candidato della coalizione di centrodestra Fabrizio Di Stefano, dunque appuntamento alle ore 21 sul nostro canale, poi la puntata andrà in replica, così come le altre, alle ore 13 di domani.
E proseguiamo il nostro telegiornale con lo sport. Il commissario tecnico della Nazionale di Calcio Roberto Mancini e il presidente della FIGC Gabriele Gravina ieri sera a Pescara si sono soffermati sul buon momento della Nazionale e sulla possibilità di rivedere quanto prima il pubblico allo stadio. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Piazza Salotto per una sera si è tinta del tricolore della Nazionale Italiana di Calcio, arricchita dalla preziosa partecipazione a meno di 24 ore dalla convincente vittoria di Amsterdam contro l'Olanda del commissario tecnico Roberto Mancini e del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Prima di salire sul palco davanti ad una piazza della Rinascita gremita ma educata e rispettosa per via delle norme anticontagio, Mancini ha elogiato i tre ex calciatori del Pescara Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, punte di diamante di una nazionale che si candida ad essere protagonista ai prossimi europei del 2021. Sì, beh, insomma, credo che abbiano lasciato dei buoni ricordi a Pescara, visto che hanno vinto un campionato, quindi insomma ci fa felice anche questo. Brutto, molto brutto. Grazie a tutti. Questione stadi chiusi ai tifosi fino al 7 ottobre prossimo e sul successo a seguito del ritiro del Napoli Calcio in Abruzzo sono stati temi affrontati dal presidente della Federazione Gioco Calcio Gabriele Gravina. No, noi ci pensiamo, ci lavoriamo da tempo, ma non dipende da noi. C'è un comitato tecnico scientifico, ci sono delle responsabilità in capo al governo, quindi noi ci rimettiamo a quelle che saranno le loro decisioni. Certo, noi continuiamo a lavorare, a presentare protocolli, a presentare progetti e soprattutto a dare garanzia di integrità legale alla tutela della salute, ma oggi abbiamo soltanto una certezza, lavoriamo sulle certezze. La certezza è che il campionato parte il 19 di settembre, poi successivamente faremo una serie di riflessioni nel caso in cui l'evoluzione di questa pandemia dovesse essere negativa sotto tutti i punti di vista. Oggi non mi sembra che ci siano queste condizioni. Secondo me il contratto mi pare che sia un contratto chiaro, un contratto di 6 anni, quindi sarà ripetuto. La cosa straordinaria è che si ritrova un'idea progettuale che è quella che il calcio ha una grande dimensione. Quando valorizzi la dimensione sociale, quando il calcio lo utilizzi non solo per la sua dimensione economica ma soprattutto come grande veicolo di sviluppo di un territorio, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la Serie B, sarà Piazza dei Miracoli a Pisa ad ospitare il sorteggio del campionato cadetto che compie i 91 anni d'età. L'edizione del campionato inizierà sabato 26 di settembre con un anticipo che coincide con l'opening day venerdì 25 e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 di aprile. Confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità, si va in campo dunque il 27 e il 30 di dicembre e il 3 di gennaio. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionale, anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte. Non possono esserci più di 2 coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone e per squadra. In caso di 2 doppi incontri consecutivi in casa e o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l'altro in trasferta. Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B del campionato scorso non possono incontrarsi nel primo turno del prossimo campionato. Per l'ultimo turno, la 38esima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno dell'ultimo campionato non possono incontrarsi nel campionato che sta per prendere il via. E adesso invece andiamo in Serie D. Presentato questa mattina il nuovo direttore generale del Castelnuovo, Emilio Capaldi, che rinforza una compagine societaria ambiziosa e che si affaccia per la prima volta nel campionato dilettanti. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Direttore, innanzitutto è un piacere ritrovarla a distanza di un po' di tempo in una nuova avventura a Castelnuovo, non molto lontano da Teramo. Gruppo, lavoro di squadra, impegno, lavoro, ecco, questi sono stati i fili conduttori della sua conferenza stampa. Si ritrova un po'?
Sì, sono questo, sono quello che entro a Castelnuovo con tanto entusiasmo ma in punta di piedi, non voglio fare il professore a nessuno, ho dei collaboratori veramente capaci che hanno questo marcato senso di appartenenza che io tra virgolette sfrutterò per fare sempre qualcosa di più e meglio e quindi a prescindere dalla categoria, ripeto come vi ho detto con il dottor Franchi che è responsabile sanitario, Parnanzone nella segreteria e quindi ecco diciamo che abbiamo aumentato un po' il gap di struttura societaria e questo a me va bene perché ho dei collaboratori competenti, capaci ma soprattutto che stanno 24 su 24 a disposizione. Castelnuovo appena promosso in Serie D però società molto ambiziosa, lei passa, insomma sembra che lì vada a cercare presidenti o patron ambiziosi che vogliono sempre comunque il massimo del risultato, il risultato massimo invece di questa stagione che si apre nel Castelnuovo, quale potrebbe essere secondo il direttore generale? Ma è chiaro che è una società neopromossa, quindi sappiamo le difficoltà, l'approccio alla nuova categoria non sarà facile, però ecco la linea guida della società è questa, di avere una squadra abbastanza giovane, che il meno giovane deve essere da chioccia agli altri, insegnargli qualcosa. E noi come società saremo a completa disposizione, laddove vedremo che c'è bisogno di qualcosa sicuramente la società non si tirerà indietro, però ecco cercare di fare un buon campionato come primo anno, fare esperienza e vedere che cosa poi nel futuro ci può riservare. Sarà un campionato facile non tanto dal punto di vista calcistico quanto dal punto di vista sanitario, ci sarà l'ampliamento della struttura di Castelnuovo, però è evidente che si attende ancora di sapere se e quante persone potranno vedere le partite del Castelnuovo 2020-2021. Sì, noi quotidianamente abbiamo rapporti con la Lega e quindi appena noi sapremo qualcosa di più ci comporteremo di conseguenza. È chiaro che a livello generale anche con la partecipazione soprattutto del Comune di Castellalto con il Sindaco si è messo a disposizione per ampliare i posti disponibili e poi appena sapremo chi, come e quando, però ecco ci stiamo già attivando per ampliare la capienza dello stadio e poi valuteremo. Ne faccio l'ultimissima per strapparle un sorriso, il Teramo è una sola categoria di differenza. No, io al Teramo ce l'ho nel cuore, sono un teramano di adozione. Però un derby. Quindi speriamo il derby di farlo con le amichevoli. Questo è un augurio per noi, ma se loro nei prossimi 2-3 anni ambissero e arrivassero a categoria superiore sarei il primo a esserne contento. La prima edizione del TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è come sempre più tardi alle ore 19, ancora una volta vi auguro una buona giornata.